Eccoci e bentornati sul mio canale. Ragazzi, come avete potuto vedere già dal titolo del video, brutte notizie. Il mio PC, dopo veramente diversi anni di onorato servizio, ha cominciato ad avere problemi. E nella notte, la scorsa notte, praticamente mi ha completamente abbandonato. Che cosa è successo? Mi sono praticamente svegliato l'altra mattina, avevo spento il computer dopo che avevo lavorato la sera i video del giorno dopo, lo vado ad accendere e comincia a fare beep, 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 quindi tre beep lunghi che normalmente è sintomo di RAM oppure di scheda madre se non sbaglio. Non sono un grandissimo esperto di computer, però normalmente questi problemi sono capitati anche ad altri PC. E normalmente erano queste cose qui. Allora, che cosa ho fatto? Sono andato a comprare un'altra RAM perché non avevo una di riserva. C'ho due banchi nel caso in cui non fosse la RAM e mi ritrovo con più RAM non appena lo sistemo. Va bene, vado a cambiare la RAM, la metto al posto di quella che pensavo fosse danneggiata e il computer parte. Ok, lavoro tutto il giorno, esco, ritorno, faccio i video, via dicendo. Il giorno dopo spengo, lo riaccendo la mattina, stesso identico problema. E quindi capisco che non era un problema di RAM, una sorta di problema legato alla scheda madre che non legge la RAM oppure qualche altro componente che all'interno del PC praticamente non funziona. Normalmente con questo rumore io abbino quelle due problematiche. Qui sotto nei commenti fatemi sapere intanto quali sono state le vostre esperienze con i PC danneggiati e che cosa ne pensate del mio problema. E quindi ho dovuto mandare il mio PC in assistenza, o meglio, l'ho lasciato in un centro assistenza, in un vero e proprio computer di informatica qui al mio paese. E vediamo un attimo che cos'ha. Lo devono controllare. C'erano già diverse commesse prima della mia, quindi vediamo un attimo il tempo che ci vuole. Mi hanno detto tra i 10 e i 20 giorni. Quindi, che cosa faremo e cosa sto già facendo in questi giorni? Mi sono configurato un PC che avevamo tipo da muletto a casa, veramente lentissimo, non è manco un i3, non so che cacchio di PC è, e quindi ci sono grossi problemi, anche perché volevo fare la serie, come vi dicevo, del Grandmaster Prestige, dell'ultimo prestigio di Infinite Warfare con la Facecam, e quindi penso che al momento con la RAM e con il processore di questo portatile non riusciremo a farlo. Per il resto nulla cambierà, stessi video, stesse news, stessi walkthrough, continuerà tutto lo stesso modo. L'unica cosa che ci metterò è veramente il doppio, il triplo, il quadruplo del tempo, soprattutto per l'editing, perché un PC bello datato come questo che sto utilizzando adesso lo vedo veramente male. Però quello non vi preoccupate, dormirò qualche ora di meno per una ventina di giorni, però cercherò di portarvi sempre i contenuti quotidiani che tanto vi piacciono e tanto mi piacciono. Vi farò sapere non appena tornerà il PC dall'assistenza. Speriamo che non sia una spesa esorbitante, anche perché ci avviciniamo al Natale, quindi le spese sono abbastanza importanti. A fine novembre ho anche gli scopini da pagare a casa, quindi comincia ad esserci un po' di spesuccia. Vi farò sapere in questi giorni l'evoluzione della cosa con un video, o seguendomi sui miei social network. A proposito, se non l'avete fatto, passate ad iscrivervi su Twitter, Facebook, Telegram ed Instagram, li trovate tutti in descrizione del video. Fatemi sapere quindi le vostre esperienze con i PC, quando vi si sono rotti, che cos'era, quanto avete speso e che cosa pensate del problema che ha il mio portatile, e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.